Un appartamento e un deposito a Bari, un immobile industriale a Valenzano, auto, mezzi pesanti, veicoli di grossa cilindrata, tra le quali Porsche Macan e Audi Q8, oltre alla Bari Metal SRL, che avrebbe fatturato circa 3 milioni di euro all'anno. Il tutto sarebbe stato accumulato in 20 anni utilizzando proventi di origine illecita derivanti soprattutto dalle estorsioni a imprenditori edili e a favore del clan Strisciuglio di Bari, attraverso un'impresa individuale che si occupava della raccolta, trasporto e stoccaggio di rifiuti speciali. E quanto i carabinieri di Bari, su richiesta del tribunale, hanno sequestrato al fine della confisca per 5 milioni di euro al 52enne Silvano Scannicchio, pluripregiudicato con l'accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti. L'uomo sarebbe stato uno dei leader della tifoseria organizzata del Bari Seguaci della Nord, insieme ad altri soggetti censurati, tra i quali Francesco Bruno, genero di Domenico Strisciuglio, detto Mimmo La Luna, capo dell'omonimo clan della città vecchia e non solo, e Giuseppe Alberga, referente provinciale per Bari di Casa Pound Italia. Secondo gli inquirenti, nel 2010 Scannicchio avrebbe avviato l'impresa individuale Metal Recycle per commettere estorsioni. In più si sarebbe reso responsabile di ricettazioni di rame e traffico illecito di rifiuti. Le indagini avrebbero inoltre appurato che Scannicchio, per evitare la revoca delle autorizzazioni ambientali, nel 2013 avrebbe ceduto fittiziamente l'impresa a un nipote e nel 2016 con la figlia avrebbe costituito l'attuale Bari Metal SRL di Capurso. Per il Tribunale di Bari si tratterebbe di introiti di provenienza illecita derivanti dalla carriera criminale ventennale del 52enne e della sua famiglia.